Parlando dei film, come si sente prima di un'anteprima o quando il film deve uscire? I suoi sentimenti sono cambiati? È sempre la stessa sensazione? Gli stessi film devono strapparmi il film dalle mani, non voglio lasciarlo andare il film, perché ho vissuto, convissuto con questo film, con tutti i miei film, per molti anni, per molti mesi. Non vuole che la gente lo veda? No, per tanto tempo sì, magari lo so, continuo a riformarlo, a riforgiarlo, fino a che gli studios mi dicono: senti, il film deve uscire, quindi lo dobbiamo vedere. Io combatto, non voglio rinunciare al film, quindi la cosa più difficile da fare è rinunciarci e darlo via, cosa che dobbiamo fare tutti quanti, lasciare che cammini sulle sue gambe. Perché quando faccio un film è come avere un figlio, per questo è difficile rispondere alla domanda qual è il film preferito. Non posso rispondere, è come far crescere un figlio. Arrivi a un punto in cui il bambino viene adottato da tutti quanti voi, all'improvviso voi siete i genitori del mio lavoro e adesso è vostra responsabilità, io sono fuori dal quadro, ed è difficile. E dopo che il film è uscito, tipo Ready Play One esce, fra una settimana lei va su Google a leggere i commenti. Non faccio così, sento quello che dicono le persone, ma non mi metto davanti a uno schermo a scrollare. Io non Google me stesso, non metto su Google me stesso. È folle, però l'idea, la cosa più difficile per me, per ogni film, a me, io ho amato fare Ready Player One, che è stato difficile, è che c'è un certo punto, c'è un vuoto, e il vuoto può essere riempito soltanto se trovo un'altra storia. E se non ho immediatamente un'altra storia da raccontare, la devo andare a cercare, questa cosa richiede molto tempo. Non è che mi sento depresso, però mi sento un po' vuoto e triste.